Siamo appena arrivati a Fesh, in Marocco. Oggi scopriremo tantissimi segreti della città. Andremo in una fabbrica di ceramica dove scopriremo la famosissima terracotta grigia di Fes. Vedremo le famose, e dicono puzzolenti, vediamo, vasche dove tingono le pelli e moltissimi altri segreti come un forno comunitario dove compreremo il pane. Dite la verità, già vi sto incuriosendo? Non vi resta che continuare a seguirmi qui su questo canale. Andiamo! Per visitare Fes consiglio di partire dalla Porta Blu. Costruita all'inizio del XX secolo, è una delle porte principali che dà accesso alla Medina. La madrasa era un istituto educazionale di preparazione all'università. È l'unica in città con un minareto e ad accesso consentito anche ai non islamici. La moschea di Karouine fa parte dell'antica università Al-Karouine, una delle più antiche del mondo musulmano occidentale, costruita nell'859. Prima della costruzione della moschea a Casablanca era la più grande del Marocco, purtroppo non visitabile ai non islamici. Forse il luogo più famoso di Fes. Le concerie sono enormi vasche dell'epoca medievale utilizzate per tingere le pelli di mucca, cammello, pecore e capra, ancora oggi utilizzando gli antichi processi del XVI secolo. Giallo curcuma, blu indaco, verde menta sono solo alcuni dei colori che potrete ammirare dalle terrazze dei negozi che vendono accessori in pellame. Ora sicuramente storcerete il naso, ma per me non puzzano esageratamente come tutti dicono. Imperdibile la loro visita! Giardino dal nome impronunciabile, per me, si estende dalla Medina al Palazzo Reale, un luogo imperdibile per trovare ristoro. Il Palazzo Reale occupa un'area di 80 ettari. Fu costruito nel XIII secolo nel cuore di Fes el Jadid, quartiere adiacente alla città vecchia. Le sue magnifiche porte dorate furono costruite tra il 1969 e il 1972. Purtroppo non è visitabile perché è la residenza del re quando viene a Fes. A pochi passi dal Palazzo Reale c'è il quartiere ebraico, creato nel XIV secolo per ospitare rifugiati ebrei. Lasciato il centro antico di Fes, ci rechiamo in taxi verso la fortezza nord per ammirare una magnifica vista dall'alto della città. Thank you.
Troviamo tra le mura che custodiscono gelosamente la città antica un groviglio di viuzze. Perdersi è facilissimo. Grazie alla nostra guida abbiamo anche percorso il vicolo più stretto di Fes, per poi lasciarci trasportare dal flusso della caotica Medina. Chi già mi segue da un po' sa benissimo che amo viaggiare anche a tavola. Provare i sapori e sentire gli odori di un luogo per me è imprescindibile dall'esperienza del viaggio. Eccomi quindi a provare la culinaria marocchina. Prima di concludere il nostro viaggio, volevamo visitare una cooperativa che lavora per migliorare e rendere equo il lavoro degli artigiani al telaio. Nell'articolo correlato al video potete leggere la storia del progetto ANU. Troverete il link nella sezione del video in basso. Il nostro viaggio si conclude così, con un'ottima ultima colazione ed un viaggio in taxi verso l'aeroporto. Se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di mettere un like e magari condividerlo. A presto per una nuova avventura per il mondo. Alla prossima, ciao!